sia la festa per il tuo primo anno. Caro Matteo, ricordi quando non riuscivi a dormire e tutto ti faceva paura? In quelle notti io ti raccontavo la storia di un uomo che per vincere il dolore si inventò una città dove sarebbe stato bello vivere. Quell'uomo si chiamava Tommaso Campanella e la sua città sognata, la città del sole. Beh, quella città ora esiste davvero. Sta in mezzo ai boschi, in cima al Monte Peglia. Di solito le diversità non sono bene accette in posti così belli, ma io e mamma Clara pensiamo che alla città del sole, nei nostri casali, tutte le persone, anche quelle con i problemi più gravi, avranno diritto alla loro vacanza. Domenica ci sarà l'inaugurazione. Per un giorno lascerai la tua casa, dove vivi da un anno con Marco e Demetrio, e verrai ai casali, con me e mamma Clara. Forse lì, in mezzo a tanti amici, sarà più facile per voi due stare insieme. Trovare finalmente un po' di pace. E forse, chissà, un giorno potrete tornare a fare una passeggiata da soli. Tu e Clara, senza di me a fare il guardiano. Tu e mamma, da soli e insieme. Come una volta. Ma che sta a fare? Che sta a fare qui da solo? Vuoi accendere la radio? Accendila. Ho chiesto a ogni donna di scrivere una frase d'amore sulle specchiere che però, ecco, che però esprimesse anche dolore, separazione, angoscia. Mia cara Moldavia, così lontana, così vicino, le onde di questo mare crudele mi hanno portato così lontano da te. Adesso però scendi, poi sta sempre a macchia, dai. Stiamo insieme, no? Oh. Vuoi qualcosa mangiare? Eh? No. Vuoi venire a sentire di là? C'è la favola che è di Domenico. La vuoi sentire? Poi facciamo la premiazione tra un po'. Andare a riposare un po' in stanza? Guarda, ti sento. Senti, ma ti vuoi andare a riposare un po' nella stanza? Entra dentro, sali, ti riposi sul letto? Eh? Oh! Sto a parlare a te, eh? Mi guardi per favore? Matteo? No.
sono. Fatti riposare. No. Che vuoi fare? Non mi riposo. Ma che vuoi fare? Non vuoi stare qui da solo tutto il tempo? La gente mi pare che sia stata bene, sia andata via contenta. Sì, sì, tranne lui. Sta tutto il giorno lì a bordo piscina, dentro la macchina a sentire i dischi, insomma, si è mangiato qualcosa. Sempre fuori sta. Ma sai, vattene a pesca. Può essere anche lui, è poco tempo adesso che abita con Marco e con Demetrio, non è una cosa consolidata. Può darsi che pensa che noi veniamo a vivere qua, come una situazione definita. Lui pensi che torna a vivere con noi qua in questo Ma è possibile, non lo so. Cioè, io credo che bisogna dargli tempo per digerire queste cose, la sua casa, la nostra casa, i casali. Tutta roba che cambia, deve avere tempo per digerirla. Diamogli tempo, questa è la formula magica. Ogni volta che sappiamo che dire, diciamo diamogli tempo. Dammi pure fiducia. Perché pensi che gli do fiducia? Un po' di più. Tempo e fiducia. Diamogli un po' più di fiducia. Lui poi le sue cose con i suoi tempi le fa. Sono tempi lunghi, però poi le fa. Diamogli tempo. Vieni qua. Sabato dove... Mettiti qua. Adesso siedi e puliamo. Stasera te la Matteo, fai. Puliamo. Ma io stasera mi... Vabbè, non ti do i soldi, basta, finito. Io puliamo. Voglio i soldi. Allora, se li vuoi lavora. Va bene? Ma mettiti. Così? No, no, non con i piedi sopra. Non con i piedi sopra. Qua, qua. Lì. Così. Ma io con i piedi sopra. Dai, pulisci bene. Quell'altro. Matteo, pulisci bene. Dai. No. No. Dai, pulisci bene. E quanto ci vuole? Perché vengono gli ospiti, lo sai chi viene? Chi? Vengono quelli di Ciampetto, i ragazzi. Giovanni vengono i Braschi. Della casa della famiglia di Ciampetto. Giovanni viene. E poi vengono degli studenti di una scuola di cinema di New York. E si chiamano? Uno si chiama John. John è il cognome di John? Non me lo ricordo, mi ha detto solo il suo nome. Io. E poi c'è una ragazza che si chiama Violet. Violet di cognome Violet? Non mi ricordo nemmeno quello. Violet di dove? Però vengono qua perché gli parlo un po' di loro di dormono cinema. Pure? Sì, dormono qui una settimana. Quanto vanno via? Dopo una settimana. Ma perché non resti pure tu con Marco qui a dormire? No. Ma almeno stanotte resta a dormire. No, stanotte. Ma tu, ogni volta ti propongo una cosa. No, io non vengo. Stasera dormo a casa. Ogni volta ti parlo dei casali, dici sempre di no, non ci vuoi mai restare. No, non ci voglio restare. Io voglio stare a casa. Mamma mia. Papà, stasera vado a casa. Va bene, stasera Marco ti riporta a casa. Qui un'altra volta. Sempre un'altra volta. Ma io non ci sto bene. Ma perché non ci stai bene? No, no. Perché non ci stai bene? Ma io non ci voglio stare qui, voglio stare a casa. Ora un brindisi va detto per gli amici di Ciampetto. Fior di giaggiolo, questo brindisi è per uno solo, uno che non ama star chiuso in un buco, che ride e scherza e che si chiama Ugo. Fior d'amaranto, è per Giovanni Braschi questo canto. Giovanni quando ride si fa bello, viva Giovanni, nostro ridarello. Fior di saggina, cin cin ora, lo dico a Valentina.
A lei piacciono poco le parole, ma chi vuol bene sa dar viole. Fior di ginestra, una ragazza canta su in finestra, fa il karaoke con la voce antica, quella ragazza bella è Federica. Fiore di frassino, questo brindisi è per il nostro Massimo. A volte pare un principe lontano, ma se hai bisogno di lui ti dà una mano. Fiore di fichi, il brindisi stavolta è per Michi. È un tipo dolce, non è selvatico, e a chi un po' lo conosce sta simpatico. Fiorin fiorì, il mio saluto è per Valerì, Romagna è la terra dove è nata. Ma va? Adesso dormi, te dai. Però un po', papà, papà, ti dà la mano. Papà, non la riaccendo. Papà, papà, la stella. Ti dà un bacio. Adesso devi dormire. Il bacio dopo. Dopo, domani mattina te lo do. Dai. Papà. Sì. Tra poco vado a dirlo a lei. Dove abiti? Ma come ti trovi in quella casa? Non vedi che ora via quale sei? Sì, via una cerca di qualche lì a casa. Papà. Però adesso, Matteo, sta zitto e dormi. Sì. Sì. No, dai, quasi 40. Ti sei contenta di essere arrivata a questa giovane età? Sono contenta, sì. Dai, una canzone napoletana. Vuoi cantare un altro o no? Niente, non vuole. Quali sono le cose che non ti piacciono? Preso in giro. Ti capita? Ti capita? Sì. Ho provato di esperienza sul mio corpo di stare male per una ragazza della cooperativa di Cina che si chiama Anella, appunto. Che vuol dire? Hai provato sul tuo corpo? Cioè, ho provato la sofferenza, dopodiché ho imparato a vivere. Dopodiché soffrendo per questo Anella, io me ne sono andato di casa, io ho detto papà e me ne volevo andare, non esistito, e me ne sono andato. E così mi sto facendo la mia vita. E c'è una ragazza che hai incontrato e dici, questa è quella mi piacerebbe? Diverso. Aspettiamo mezz'ora per festeggiare i 50. Le apprezzo però. State prossima se ti ricordi ancora. Come no, tu sei ragazzo, però tu sei il ragazzo più bello del mondo così. E chi? E Rutelli! Ma che me ne frega, tu sei più bello di Rutelli! Secondo te? Siccome no! Anche per me! Ci vediamo, ciao bene, ma c'è tutto, capito? Anche per me! Ma scusa! Ciao, Valeria, buona notte! Ciao, Francesco! Ci ha salutato! Ci ha salutato? No, ma ti ha dato il numero? Sì, ma guarda, mettilo in tasca, che fai? No, ti fai il numero.
io sono emozionata. Adesso calmi. Andrei a letto! C'è una cosa importante, conosci un uomo simpatico e bello, non è che per forza non si tira andare a letto. Ma ragazzi? Ma che ragazzo? C'ha 42 anni, come? 46. È peggio, allora come ragazzo? Ma io che sono un bambino. Io sono 42 anni. Ho capito, è un uomo, mica è un'offesa essere un uomo, eh. Beh, ma quello è bello. Ho capito che è bello, dico, ma non è un ragazzo, è un uomo? A me sono un uomo, io sono 42 anni. È stata bene stasera. L'amicizia, possiamo costruire credo che loro questi confini non ce li hanno come ce li abbiamo noi e forse sono più liberi, noi siamo inibiti, siamo controllati eccetera, loro no, e non hanno nemmeno il confine tra una parola e l'altra, no? Tra amore, sesso. Quindi dici, sono più liberi ma sono anche più fragili, più a rischio rispetto a delle emozioni. Anzi, però ricorda anche situazioni sì, che sì, certo, male, non dico che è per forza una cosa positiva. Sì, sicuramente sarebbe più facile no questo rapporto. Non ci deve essere questa sarebbe relazione. Più facile. No, sarebbe molto più facile. Non sarebbe giusto. Beh, e siamo sempre lì. Come faccio a chiederti di crescere? Posso cantare? No. Stiamo qua. Col microfono. Ma come mai ti sei venuto di cantare adesso che stavi che dovevi dormire e prima non hai cantato? Perché ero delusa di una cosa. Ti posso chiedere quale? No, però adesso mi sono ripresa. Papà, tutto a posto, mi è passata quella cosa. Sì. L'avrei baciato e diceva, ma lui andava, se no mi avrei baciato. Ma mi sta salutando, è stato un po' sì, no, dico lui, dico, ci facciamo, se non ti va. Dico, perché non ti, non ti piace? Dice, sì, ma non ci piace più baciarsi. Se no l'avrei pure baciato qui fuori, e a buio, ma non gli andava. Siamo salutati e poi ci baceremo se state. Chissà se mai succederà, Vale. E così sarà. Sì, sarà. Futuro, se se Dio sapere. Vorrà, se faremo amicizia. Sì. Ciao. Il gatto? Salutami il gatto. Io mi innamoro facilmente. Perché ormai noi si innamorano facilmente. Allora, se non mi lascio un po'. Un po' così. Un po' non vorrà. Mi piace. Io non sbaglio qua.
non c'è bisogno di piangere. Sono gelosa io. Io che te mi curiamo da sola. Tutta la mattina a letto, capito? Che vuoi fare? La giocattina per la peluta. A Perugia per forza bisogna giocare a Flipper, possiamo trovarlo, cercarlo pure qua, Flipper. Sì. Perugia verso sera. Verso di sera, bene. Ok. Che oggi non fa tempo. Beh. Ti dà di rialzarti? Per chi mi dà il pugno? Ti dà di rialzarti? Per chi mi dà il pugno, scusa? Che stavo dicendo? Stavo parlando adesso. E si dà di pugno? Ma mi dicesse perché mi dà il pugno, non mi capisce sta cosa. Si dà di pugno? Ma non mi ricordo quando lo faccio io perché mi dà il pugno. Ma di là... Stavo parlando del bagno. Non ci possiamo arrivare oggi. Allora, ricapitoliamo tutto quanto. Non ci possiamo arrivare. Papà. Che c'è? Qual è il problema? Allora non ci andiamo, niente a giocare qui. Io vengo. Allora basta, Matteo. Io vengo. Ma questo vuole svegliarsi? Sì. Questo vuole fare vacanza? No, no. Dandoci pugni? No. Dormendo fino a mezzogiorno? Questo vuole fare vacanza? Sì, fino a mezzogiorno. Papà. Papà. Qual è il problema? Voglio andare a Perugia tu? Sì. Ma l'ho capito che voglio andare a Perugia, ma c'è mica bisogno dei pugni, eh? A Bardellapola, papà. 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 Eh? A Bardellapola quando fa? Ci torniamo un'altra volta a Bardellapola. Oggi fa a tempo. Oggi no. Oggi andiamo, dobbiamo, se dobbiamo tornare a Perugia non possiamo fare il tempo a fare quello. Andiamo a un altro bar. E oggi ci arriviamo. Dici. Vado a giocare lì. Ma va, oggi ci andavo lì, oggi non ho tempo andare lì. Lì, di andare lì. Allora, il problema è che andiamo a prendere i giornali dove? A Marciano? A Marciano andiamo a prendere i giornali? Sì. Allora c'è un programma. Si dà i pugni? No. Si dà i pugni? Matteo, mi stai a sentire? Sì. Se mi stai a sentire oppure no? Matteo, se continui così, dopo io manco al bar ti porto, capito? Perché sta storia deve finire, eh? Capito? Signori, buon viaggio! Caro Matteo, gli amici di Ciampetto erano un po' tristi quando hanno saputo che sei partito senza salutarli. Comunque Carlotta ti manda un bacio, Giovanni e Valentina un sorriso dei loro, Ugo un abbraccio. Io gli ho spiegato che sei andato via così non perché ce l'avevi con loro, ma con me. E avevi ragione. Avrei dovuto capire quello che cercavi di dirmi quel giorno davanti agli specchi, farti riportare subito a casa tua. E invece non ho capito. Dopo quel giorno difficile, molti mesi sono passati. Molti ospiti sono venuti ai Casali. Ma tu no, mai più. Ora però è tempo di un altro invito, di quelli a cui non puoi dire di no. Lorenzo e Daniela si sposano e mamma Clara indosserà per loro la fascia tricolore. Non puoi mancare allo spettacolo. Ti aspetto. Stefano. È lei, signor Lorenzo Spizzichino, contento di prendere in moglie la qui presente signora Daniela Pierannunzi? Sì. Con voce forte e chiara. E lei, signora Daniela Pierannunzio, è contenta di prendere per marito il qui presente signor Lorenzo Spizzichino? Sì. In nome della legge dichiaro che il signor Lorenzo Spizzichino e la signora Daniela Pierannunzio sono da questo momento uniti in matrimonio. Si meritavano degli auguri di cuore, per cui ho cominciato a parlare del fatto che bisogna credere nel futuro, del fatto che quello era il loro primo sogno realizzato, ma sicuramente tanti altri ne sarebbero venuti, sarebbero venuti figli, il lavoro sarebbe andato bene e loro erano contenti. E in quel momento paradossalmente ero contenta anch'io, ma gli ho raccontato un sacco di bugie, un sacco di... Ma lei gli fanno una foto, vai anche tu a fare una foto con loro, vai.
fondo anche Matteo, anche se un sogno difficile, però è un bel sogno. Ma per me Matteo non è un sogno, è un progetto sul quale bisogna lavorare, ma poi è anche un'altra cosa. Cosa? È il figlio più bello che ho. E che pensi di questo strano matrimonio? Ma per me non è strano, è come qualunque. Perché... Ma c'hanno già dei figli, no? Beh, è vero, sì. È normale, che io sono stata fidanzata e anche Daniele ha conosciuto un ragazzo. Sei stata fidanzata 8 anni, sì. Adesso sei ancora fidanzata? No? Adesso, in questo momento, è un momento di crisi di settimo anno del mio fidanzato Riccardo. Ha 27 anni, tutti conoscono tutta la situazione e anche Silvia Loprato. Anche lui ha fatto parte di Casa Girasoli 2 anni, adesso ha fatto non lo so che cosa, ha cambiato idea, non lo so di cosa è successo. Ma tu avresti voluto sposarti con lui? In questo momento no, però c'è tempo ancora per me, sono ancora giovane, certo. E quindi c'è tempo, vuoi fare cose con calma. Il matrimonio è una cosa seria, quindi si deve gustare con calma, non di fretta. Ma dai, che fai? Io e Matteo, il mio figlio. Ah, tu come ti chiami? Cognome? Razzano. Tu? Silvia. Il cognome? Loprato. E quindi vi vedete ancora? Adesso, in questo momento, no, perché ha deciso di frequentare un'altra ragazza, ma mi... Io non lo prendo sul serio. Perché? Cioè, nel senso che rido. Perché rido? Perché lui che... Non è che è un po' confuso sulla testa, non sa che cosa deve fare e quindi in questo momento non sa che cosa deve decidere veramente. È un po' confuso e non riesce a capire quello che sta facendo adesso. Quindi lui in realtà è lui che è confuso. E lui è confuso. Continui invece a essere... Io sempre. Tranquilla. Sì, io lo penso sempre, è come se fosse qui adesso. Di Daniela, che volevi dire di Daniela? Vuoi bene? E Lorenzo lo conosci? E come ti sembra Lorenzo? Come mi chiamo? Io mi chiamo Stefano. E tu? Pappo. Non ho capito. Pappo. Lasciate perdere criticoni, lasciate perdere rosiconi. Pensate a divertirvi, amici, pensate a rendervi felici. Chi come voi lo ha meritato? Chi come me lo ha confermato? Nessuno è la risposta. Sapete, è la verità. Possiate godere di ciò, possiate ridere di tutto. Per dimostrarvi la mia onestà, vi annuncio la vostra unione per sempre durerà. A me piace soprattutto l'attimo in cui la leggo, l'attimo in cui vengo ascoltato. E adesso, sentendo che questa ispirazione, nonostante sia passato molto tempo, va avanti, continuerò, mi fermerò, riuscirò ad andare avanti. Chissà, io tutto so che... Ma tu scrivi per cosa? Scrivo soprattutto per me, soprattutto per vedere se veramente ho scoperto la parte di me che non conoscevo. E quando le leggo, ogni tanto sono io stesso che mi commuovo e penso, ma sono proprio io che l'ho scritta? Io mi sono seduto qua a tavolino? Sì. La risposta è sì. E questa poesia che leggi questa sera ti ha commosso quando l'hai scritta? Beh, a dire la verità, premetto che un po' ha suscitato commozione. E quando la mia mamma le sente, le approva, le faccio vedere a mio fratello e piacciono pure a lui. E le batto addirittura sul computer.
importante che piacciono a tua madre queste poesie. È importante perché voglio che lei si renda conto che so fare anch'io qualcosa. E soprattutto gradirei anche che fosse fiera di me. Che fai? Lavori? Sì. Dopo devo annaffiare. Bravo. Papà, dopo nuota Matteo da solo. Ma ormai se finisce allora il tuo lavoro. Sì. Pulisci la veccia ancora polvere. Mamma non nuota lei. No. Sì, ma adesso devi finire il tuo lavoro. Sì. Dopo nuota solo Lorenzo. Ma tu lo sai che c'è scritto qua? Sì. Che c'è scritto? Matteo. No, non c'è scritto Matteo. Che parole ci sono scritte? Sì. Alfabeto. Sono parole difficili, non ne so nemmeno io. Cappuccino, la sta scritto qua. Volta. Guarda, sta scritto qua, quello che c'è scritto. Vuoi che te lo leggo? Sì. Dice, o in prigione, o con un'arma alla tempia, non potrò mai dimenticare quello che provo per te. Papà, in ogni parola che dico, sì. Dovere di ricordarmi di te. Un po' di anni fa cominciammo a pensare che Matteo, nostro figlio, poteva prendere le distanze da noi e ci inventammo di poter prendere un appartamento dove da poter dare gratuitamente a qualcuno che poi ogni tanto avrebbe accolto Matteo. Cominciammo a cercare questa persona e non era facile. Poi in comune, io ero appunto con la fascia ancora, mi dice, ma sei presente quell'obiettore di coscienza che rompe sempre le palle perché non lavora? Cioè, il problema che lui poneva, lui stava in biblioteca, ogni tanto veniva a protestare e dice, io non lavoro, io faccio troppe poche cose, che era una cosa in verità abbastanza originale. E mi dissero che questo obiettore di coscienza un po' seccante forse era interessato a questa situazione della casa. Ci vedemmo, ci incontrammo. Soprattutto lo vidi alle prese con Matteo ed era assolutamente normale. Cioè non è che faceva cose fatte bene, era normale. Cioè esattamente quello che a noi mancava totalmente nella nostra vita. E allora, quando oggi mi sono commossa col tricolore, che qualche ragione ce l'ho, perché... insomma, la vogliamo dire melodrammatica, secondo me ogni tanto bisogna anche dirle le cose. Io ho l'impressione che oggi qui, attorno a Daniela e a Lorenzo, ci sia un sacco di quella gente per cui vale la pena vivere, che non ce n'è tanto in giro. Quelli che ti permettono non di pensare ai sogni, che a me piacciono poco, ma che ti permettono di pensare alle utopie, delle quali invece credo ci sia ancora bisogno. Questa è una cosa che io credo, insomma, che ci regaliamo un po' anche insieme oggi, però Daniela e Lorenzo la rappresentano bene. Grazie ragazzi. Poi non ci andiamo al caffè del diavolo. Andiamo per l'infiorata, c'è la musica. Il caffè da Claudia, andiamo a cena in taverna. Però devi dire questa cosa, che io devi dire? Bravi, spezzichi. A guardare. Ma quando mi fate altri bambini? Bravo! Che caffè dalla mia? Prima lo devi dire a loro, lo devi dire. Amico, non ti ascoltare, mi raccomando, stai a fare l'attore. E bravi, pizzichini. Ma quando mi fate altri bambini? Altri quanto? Altri sei. Altri sei? E che la fammi a breve, porto dopo qua. Va, io devo aprire, scarta tutto sto casino. Io me leggo il biglietto, posso? Grazie. Vieni qua che voglio leggere l'altro. Vieni qua, Matteo, ma tu sei seduto qua, un attimo solo. Scappo. Un batik bellissimo. Dove l'hai comprato? All'Olimpo, che qua, rimani seduto. E scegliamo questo. Ormai ci eravamo abituati, ma eri qua, ma tant'è, vi sopporteremo anche da sposati. Asta la vittoria, Attila. Aspetta, vieni qua. Aspetta, dammi un bacio. Vieni qua, tu te ne vai, vieni qua. Aspetta, che matrimonio, mas non so che,
non ci riesco a leggere. Vieni qua, rulli Matteo, Patricia. Grazie Matteo, grazie mille. Sono contento che stai pure qua. E bravi spizzichini, da quando li fate altri bambini. E ho vinto. Che hai vinto? Un bel caffè. Un bel caffè, Matteo ha vinto un bel caffè. Vieni a ballare, vai con mamma, vieni. Matteo, vieni. Questa però mette la tua mano. Andiamo a ballare con mamma. Dai, vieni. Ma cammina. Vieni a ballare, dopo. Vieni a ballare per la testa, dai. Ma dai. Vieni. Dopo. Dove il ballo è adesso? Assaggiamo. Vedi che ballo è adesso? Non ballo. Dai, capito. Un attimo, non toccare. Voglio quella. Dopo. T'avevo proposto solo di andare a ballare, non t'avevo mica detto una cosa cattiva. Papà, che no, dici? No. No, che vuol dire, Matteo? Niente. Scusa, papà. Io accetto le scuse. Però, però? Mi controllo. Questo è importante che te lo dici da solo. Mi controllo. Bene. Ce la vuole fare. Ce la puoi fare, Matteo, sì. Te la puoi proprio fare. No, perché, aspetta, oh. Dopo te lo dico. Aspetta, fammi finire il boccone. Lancio le buche. Non ti si vuole sposare, bene. Anche se non gravidi. Bene, bene, è passato. Fammi dare l'ultimo boccone? Sì. Anche se gravidi e vi volete sposare, potete prendere il buche. È buonissimo. Grazie. Un po' gli occhi qua di tutta l'altra. Vabbè, perché sono un po' più vecchio di prima. Anche cioè, vengono le rughe. Le rughe? Le rughe qua intorno agli occhi. E sì, che sono un po' meno giù. Le sopracciglia un po' nero, un po' bianco, insomma hai capito che sono un po' invecchiato. Hai visto le rughe, hai visto che c'è le sopracciglia un po' bianche, la barba tutta bianca. I'm
tutte forse per la prima volta ho sentito che eri contento di stare lì ai Casali, in mezzo ai tuoi amici. Ma sempre fuori. T'aggiravi vicino alla piscina illuminata, accanto ai ragazzi che suonavano, sotto i tendoni, ma dentro quei Casali non riuscivi ad entrare. Era come se in quelle stanze ci fosse troppo buio per te, un buio che riuscivi ad accettare solo quando arrivava la notte, perché in fondo, dormendo, il buio c'era, ma tu non c'eri più. Comunque stavolta, anche se resti fuori, devi tornarci ai Casali. È per Carlotta. Carlotta te la ricordi, no? Quella di Ciampetto. Ma dove è Carlotta? A lei non puoi negare il tuo saluto. L'ultimo saluto. Andare al funerale di Carlotta. Mentre invece adesso c'è sempre la fila, il coraggio di non sempre pianti. Bellissimo, sei riuscito a... anche di... di cooperative che lavorano. Ma mi hanno detto che l'avete organizzata voi la cerimonia, mi ha detto Francesca. Abbiamo messo i nomi ai vostri nomi. E questo stava sopra, l'avete messo sopra il feretro. Quando tornate quest'estate ci sediamo qua, ci sarà sta rosa, cresce insieme a noi. Giusto. Ma voi lo sapevate che scriveva poesie, Carlotta? Sì. Ma ve le aveva lette a voi? No. Quando stavo sentendo, non le leggeva mai? Per Massimo, pensoso amico, ti comprendo. Per Giovanni, i tuoi anni non cambiano mai, mentre tu fiorisci, i tuoi petali non cadono mai. Smettere io non ho affetto. Poi una che si intitola Sfottò. La morte sta arrivando, lenta. E questa invece è senza titolo. Addio per sempre. Voglio che mi lasciate. Va detto per gli amici di Ciampetto.
Fior di giaggiolo, questo brindisi è per uno solo, uno che non ama star chiuso in un buco, che ride e scherza e che si chiama Ugo. Fior d'amaranto, è per Giovanni Braschi questo canto. Giovanni quando ride si fa bello, viva Giovanni, nostro ridarello. Fior di saggina, cin cin ora, lo dico a Valentina. A lei piacciono poco le parole, ma chi vuol bene sa dar viole. Questo brindisi è per il nostro Massimo. A volte pare un principe lontano, ma se hai bisogno di lui ti dà una mano. Fiorin fiorì, il mio saluto è per Valerie. Romagna è la terra dove è nata, ma in siciliano canta ed è intonata. Fior di cicoria, siamo giunti alla fine della storia. Il cielo è tutto buio, ora s'annotta, farò l'ultima rima per Carlotta. Passano gli anni e non son sempre belli, non tutti i giorni sono da stornelli. C'è una mattina che non ti va ad alzare, c'è una sera senza dove andare, e su nel cielo non ci sta la luna, e a te ti sembra persa ogni fortuna. Quando succede, torna qui a Casali, non è che spariranno tutti i mali, ma nel camino ci sarà la brace, e dentro questa sala un po' di pace. Quando capita, torna e siedi al fuoco, e la vita ritorna a poco Caro Matteo, è arrivato l'inverno. Sul Piglia c'è rimasto solo il vento. Matteo, ma a tempo qui? Gli ultimi ospiti se ne sono andati. Ne è arrivata una nuova, piccolissima, carina. Si chiama Sara. Mamma Clara dice che devi venire su a farle un po' di feste. Una scusa per stare un po' con te. Da quando sei nato se le inventa tutte per starti vicino. Quando eri piccolo, visto che ti divertivi a tirarle i capelli, per tenerti in braccio si fece rapare a zero. Più bella di mia Farol, diceva. Anni dopo, nei momenti brutti, quando non potevate nemmeno sfiorarvi, per starti accanto in qualche modo cantava per te dall'altra stanza. Fai tu una cosa per lei stavolta. Vieni a festeggiare Sara con noi. Questa è rotta, Madonna. E mo questa la aggiustiamo. Mo papà ci pensi tu. Mo no, questa non sta giusta. Ma te? E mo la aggiustiamo. Mo la aggiustiamo. Mo la aggiustiamo. Matteo. Mo la aggiustiamo. Portalo meglio, mettitelo meglio, come lo sistemi? Come? Guarda, mettitelo più comodo addosso, come te lo metti? Come si ecco, più su, più su. Più su. Forse sulla spalla. Come te lo metti? Dove? Così è comodo per te. Sulla spalla, mettitelo sulla spalla. Dov'è la spalla? Dov'è la spalla? Lo metto così. La tua spalla, vai. Ma non si usa così da sera. Ecco, bravo, vai. Vai. Ok, così.
No. Dai, no. Ancora, vai. No, te lo dico, mamma! Dai, no! Ma com'è? Ma com'è? Io come devo fare? Non ti arrivo! E come faccio? Bene, con due mani, così, vai! Ecco! Ma tata! Vai! E te! No, fallo tu, Pietro! Non te lo dico! Dai, che ce l'hai fatta, dai! Quanto ci vuole? Mancano due minuti, se tu lo fai concentrato vedrai che ce la fai, dai! Bravo, così, vai! No! No! Vai! No! Dai! Dai, che ce l'hai fatta? No! Che terreno, capito Matteo? Non te lo dico, madonna mia! Allora. Non ci arrivo. Vai. Non ce n'è più. Oh, non ce l'ho più. Vai, così va bene. No. Dai che ce l'ha fatta, vai. Bravo. No. Ma io non... Vado, fai tu. Hai quasi finito, dai. È finito. E manca pochissimo, forza, dai. Me l'hai allungato? No, non ti ho allungato di più. Lei che sta per tramontare il sole, sennò poi come facciamo, dai. Perché oggi è tardi. Un breve istante, un sol sospiro, nulla più. C'è un'esultanza muta dentro al cuore. Solo quando canta la speranza. Intervento di sbatto, come c'è? L'amo con tutto il cuore, o rossa mia bellissima bandiera. Tu sei l'ardente amore del tuo vento che sospira e spera. Quando morrò, ti bacerò, come si bacia un amante sincera. E quando è finito? Matteo, ascoltami!
tu lo sai che io con te così non ci posso venire. Tu no. Allora, tu bisogna spiegarmi. Dai che ce la fai. Sono caldo. Tutto ti ho fatto male. Beh, mi hai stretto un po', però non è grave. No. Allora, hai visto che ce la fai a controllarti? Tu non mi vuoi contare. Ma dopo vengo anch'io. E tu ti hai detto? No. Oh, Madonna! C'hai un dolore dentro, non è un fatto che ti fa male. Aspetta, un attimo la finestra. Questa finestra? Perché? C'è un vento fortissimo, senti. Guarda, lo guarda, Perché sennò poi c'è il fatto che tu poi l'aggredisci.
Questo non va bene, io non la posso accettare sta cosa. La devi accettare. No, non la posso accettare. Fa male. Eh sì, fa male a lei, ma poi ti dispiace pure a te, vedi che piangi. Tu perché stai piangendo adesso? Stai piangendo perché hai fatto male a mamma e la cosa poi ti dispiace, capito? Allora è meglio che questa cosa non succeda, io ti impedisco che succeda sta cosa, basta. A questo punto lo siamo chiarito, metti del pigiama e va a letto, no? È pericoloso. Certo che è pericoloso, tu sei grande ormai, non puoi mica più aggredire la gente. È chiara sta cosa, Matteo? Sei un uomo, c'hai 24 anni, devi capire questa cosa. Non c'è niente da ridere. Sto parlando seriamente, ma... È pericoloso. Come so? Mamma, la sanguinetta, dormite. A che c'entra questa sanguinetta? Dormite, niente. Niente, c'entra. La sanguinetta, tra... Stavamo parlando di mamma adesso. Sì. Allora parliamo delle cose serie. Non cambiamo discorso, Matteo. Ma possiamo fare la vacanza così noi? Sì. 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 Il vento quando se ne va? Sentito che vento stanotte? Te quando se ne va il vento? Perché lo devo andare? Quando c'è un silenzio particolare, quando c'è un silenzio. Questo vento quando va? Non lo so. Clara non ha potuto allattare perché dicevano non c'era il diabete in gravidanza. La prima volta che l'ho visto stava dietro un vetro. C'è andato 15 giorni con la flebo sulla fronte e le braccia legate perché non se la strappasse. E io là dietro un vetro. Alle 11:30 mamma dormiva,
che tirava un forte vento. Bimbo Matteo, piuttosto contento, arriva a casa con mamma e papà. E siamo tornati a Mori. Canti tu con mamma e papà. Un pomeriggio che pioveva e che tirava un forte vento. Bimbo Matteo, piuttosto contento, ritorna a casa. Mamma, dai, mamma e papà. Matteo, piuttosto contento, ritorna a casa. La mamma e papà. Era una notte che pioveva e che tirava un portavento. Immaginatevi che grande tormento per un bambino che doveva arrivare alle 9:30, mamma dormiva, mentre papà del fuoco. Bimbo Matteo, ah, mamma la me, uno strilletto ed eccolo qua. Yeah.
silenzio. Giugno 86. Matteo, quando è triste, ti chiede: mi metti un cerotto? Amalfi, febbraio 81. La nonna regala a Matteo una camicia. Matteo è felice. La nonna: lo dai un bacio? Matteo dà un grande bacio alla camicia. Sì. Roma, ottobre 90. Asciugare i capelli a Matteo mi piace. È l'unico modo per accarezzargli la testa. Pasqua 91. Matteo raccoglie un pezzo di pomodoro caduto in terra e lo mette in bocca. Io lo rimprovero: è proprio una schifezza, butta via quella schifezza. Lui guarda il pomodoro e dice: povera schifezza.